seminario non solo finanza, questa volta dedicato alle relazioni internazionali e ai cambiamenti del mondo prima e dopo il Covid-19. Abbiamo dietro le spalle la ricerca del professor Gianluca Gardini, che è qui con me, che adesso lo vedete solo metà, ma in qualche modo faremo subito la condivisione, eccolo. E questo professore, che è un professore dell'Università di Norimberga, di relazioni internazionali, ha curato un volume con circa 30 casi, 30 riflessioni multidisciplinari sul cambiamento delle relazioni internazionali prima e dopo Covid-19. E tra noi abbiamo anche un collega, il professor Sergio Noto, dell'Università di Verona, che è uno degli autori di questo volume, al quale chiediamo di spiegare il caso italiano. Quindi il primo sarà il suo intervento con il professor Sergio Noto dell'Università di Verona, che ci spiegherà un po' il caso italiano, la situazione italiana. E invece poi avremo il curatore del volume, il professor Gianluca Gardini, che farà quattro casi internazionali, diciamo, mi ricordo dei quattro paesi che analizzerà: gli Stati Uniti e la Corea del Sud, mi pare. Poi cosa mi sono dimenticato? Cina Cina e Germania. poi Cina e Germania. Allora, subito la parola al professor Sergio Noto, che doveva essere con noi la scorsa settimana, ma che invece è con noi oggi, e adesso lo mettiamo diciamo in evidenza, così tutti lo vediamo, e poi iniziare a parlare. E grazie infinite, professor Noto. Allora, grazie a voi, buongiorno a tutti, benvenuti agli studenti. Allora, se non sbaglio, gli studenti sono studenti di banca e finanza, giusto? Non so se, come si dice, loro hanno familiarità nel frequentare gli economisti. Gli economisti sono, come si dice, una razza particolare e soprattutto negli ultimi decenni si sono un po' convinti che diciamo, sono loro a fare la politica economica di un paese. Ecco, perché dico questo? Perché nelle poche cose che io dirò voglio che sia chiaro che dal mio punto di vista gli economisti non devono fare la politica economica di un paese, perché la politica economica di un paese, come insegnava un grande economista veneto come Angelo Messedaglia, spetta ai politici. Gli economisti hanno un altro ambito, diciamo, di lavoro. Possono al massimo stabilire delle regole, dare una pista, fare un tracciato. Ecco, una cosa che certamente nel caso così nella vicenda del Covid e dell'economia del Covid, un compito che avrebbero potuto e che dovrebbero probabilmente assolvere gli economisti è quello di insegnare la distinzione tra i problemi che sono originati dal Covid, cioè che sono effetti direttamente della pandemia, e i problemi economici che invece sono strutturali e precedenti. Il Covid, infatti, in particolar modo nel nostro paese, ha agito come un moltiplicatore di problemi esistenti, cioè il Covid. Purtroppo, trovando un tessuto già affetto da diverse patologie, non ha fatto altro che peggiorare determinate patologie. E quindi, proprio per arrivare a trovare una soluzione, a cercare di uscire in qualche maniera da questa situazione, bisogna partire dalla capacità di distinguere tra quelle che sono appunto le conseguenze dirette del Covid e quelle che invece sono diciamo, le conseguenze di una perdurante situazione strutturale. Ecco, se noi andiamo a vedere i dati macroeconomici che riguardano, per esempio, che sono stati forniti, che vengono forniti anche dalla Banca d'Italia,
vediamo che l'Italia praticamente dagli anni 90 è in pesante crisi di crescita, cioè il prodotto interno lordo italiano, facendo finta che insomma il prodotto interno lordo sia un indice particolarmente attendibile, ma insomma unanimemente è riconosciuto come indice attendibile, o quasi unanimemente, il prodotto interno lordo italiano cresce dagli anni 90 regolarmente in misura minore a tutti i paesi dell'area euro, diciamo ai paesi più importanti dell'area euro, la Germania, la stessa Francia ha un tasso di crescita superiore e in ogni caso si assesta su livelli di crescita molto molto modesti, che evidentemente non consentono questa produzione di ricchezza che è necessaria in un paese. La redditività delle imprese italiane è molto bassa, la loro capacità di fare investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione è ridotta, l'indebitamento è crescente sostanzialmente molte tra le imprese italiane hanno dovuto, come si dice, accettare il principio della competizione attraverso la cessione di asset rilevanti a investitori stranieri. Quindi, non avendo la possibilità di finanziare la crescita, è stato vincolante per molte imprese italiane cedere il controllo a investitori stranieri. Questa diciamo dinamica tipicamente economica è stata affiancata da una dinamica purtroppo extra economica che gli economisti non possono dimenticare, perché come diceva Vilfredo Pareto, la soluzione vera, Vilfredo Pareto, insomma voi lo conoscete, è forse il più grande economista italiano di tutti i tempi, certamente il più famoso in ambito mondiale, Vilfredo Pareto sosteneva che una soluzione, non esiste mai una soluzione esclusivamente economica ai problemi economici. Quindi, se noi vogliamo risolvere un problema economico, purtroppo dobbiamo affidarci a altri ambiti. Nello specifico, ambiti che influenzano grandemente, come voi sapete, il tasso di crescita italiano sono l'ambito purtroppo giuridico, quindi legato all'attività della magistratura, ai comportamenti nei confronti della legge dei cittadini e l'ambito politico. Ecco, non c'è bisogno di essere grandi studiosi per sapere che appunto dagli anni 90 in poi anche in quest'ambito noi l'Italia è un paese che ha manifestato seri problemi, serie difficoltà. La supplenza, per esempio, della magistratura è certamente nelle questioni soprattutto economiche è un caso direi unico dell'Italia. Noi andiamo da un politico inglese, gli spieghiamo che in realtà noi abbiamo il problema che la magistratura ha un'interferenza molto forte, per alcuni positiva, per altri un po' meno positiva, ma di fatto un'interferenza molto forte nelle attività economiche e quindi supplenza da parte della magistratura e soprattutto nei confronti della politica, questo è un fatto che è del tutto incomprensibile per un cittadino tedesco piuttosto che un cittadino inglese. Ecco, quindi ci sono queste, adesso io sono stato molto breve ovviamente, però ci sono delle caratteristiche strutturali che ci fanno dire che dagli anni 90, perlomeno dagli anni 90, l'Italia è un paese in forte crisi strutturale e questa crisi strutturale viene moltiplicata appunto dal coronavirus. Allora, in questa distinzione noi dobbiamo soprattutto capire che gli interventi immediati del coronavirus dovranno orientarsi nei confronti di quei settori che non sono in realtà intaccati dagli effetti strutturali, ma che sono intaccati semplicemente dagli effetti del coronavirus. E quindi intervenire in quei settori in cui semplicemente o la rimozione delle problematiche del coronavirus o addirittura in certi casi la valorizzazione delle circostanze che il coronavirus ha imposto consentono una ripresa.
Ad esempio, avete visto, chiunque oggi ormai sa che il commercio elettronico è uno di quei settori, Amazon in testa, che ha subito una grandissima crescita. E quindi è necessario, ad esempio, intervenire e potenziare immediatamente quelle aziende che, avendo una struttura sana e quindi non avendo bisogno di coprire situazioni pregresse negative, possono aumentare il loro fatturato semplicemente incentivando delle caratteristiche che certamente il coronavirus ha affrettato, e quindi il commercio elettronico è una di queste, ma potrebbero essere anche i processi di formazione a distanza, quindi i corsi di formazione a distanza, potrebbero essere benissimo gli interventi sull'ambiente, perché il coronavirus ha dimostrato che insomma, una delle carenze, uno degli ambiti in cui si esercitano di più le conseguenze negative del coronavirus è appunto l'ambiente. Quindi le prime attività sono quelle che all'interno del contesto del coronavirus possono crescere nonostante la presenza della pandemia. E queste, in linea di massima, avrebbero da essere le attività che vengono privilegiate. Poi, ovviamente, il sostegno, chiunque se ne dovrebbe poter rendere conto, dovrebbe essere indirizzato a quelle aziende che, avendo dei fondamentali sani, possono realmente e facilmente aumentare il loro fatturato. Come si fa a far crescere il PIL di un paese sostenendo aziende che che hanno seri problemi pregressi? È praticamente impossibile. Una delle problematiche maggiori è appunto quella di elevare il tasso di redditività delle imprese. Adesso io non voglio essere drammatico o tragico, ma molte attività che hanno lamentato la loro crescita in questo periodo in Italia, per esempio, sono tutte nel settore della ristorazione o nel settore dell'ospitalità. Ecco, pensate quante di queste attività, al netto, diciamo, del rispetto delle leggi, del pagamento dei tributi, eccetera, eccetera, avevano un tasso di redditività elevato. Oppure non è vero che queste attività sopravvivevano al limite della possibilità di sopravvivenza e che quindi alle prime difficoltà si sono trovate in seri problemi o di liquidità o addirittura di indebitamenti pregressi. Quindi il problema centrale è quello della redditività del capitale. È quello di far sì che le aziende abbiano un tasso di profitti sufficientemente alto per poter sopportare le difficoltà che, al di là del fatto che ci sia il Covid o non il Covid, costituiscono, diciamo, l'abituale alternanza dell'esistenza di un'azienda. Non ci sono aziende che possono dire che nel corso della loro ultradecennale attività hanno sempre trovato periodi economici favorevoli. Quindi è solo, diciamo, una struttura efficiente di un'azienda che consente di superare anche i momenti negativi. Quindi in questa fase sostenere delle aziende che in realtà avrebbero bisogno di sanare problemi pregressi non è in grado di determinare una crescita dell'occupazione e del prodotto interno lordo. Quindi lo diciamo, insomma, con un certo dispiacere, però una certa maggiore selezione da un punto di vista, appunto, dell'efficienza delle imprese, purtroppo potrebbe essere uno degli aspetti positivi del coronavirus. Ecco, resta però un problema di carattere sociale in sottofondo, cioè che mentre da una parte, certamente nei confronti delle aziende, è bene che il comportamento, perlomeno per quanto riguarda l'utilizzo del denaro pubblico, sia assolutamente orientato a finalità di efficienza, lo stesso discorso non può essere fatto quando parliamo di finalità sociali. Cioè, un conto sono le finalità del mercato, e questo riguarda soprattutto le imprese, che vanno rispettate rigorosamente.
e un conto invece sono le finalità sociali, che sono uno scopo, un obbligo importante dello Stato e quindi della classe dirigente. In questo aspetto ovviamente i criteri del mercato valgono molto meno. Non c'è bisogno di essere degli scienziati, perché già Adam Smith sapeva che il mercato non è tutto, e quindi i criteri del mercato non possono. Poi noi abbiamo la fortuna di avere qui il professor Gardini, che lavora in un'università tedesca, in particolar modo all'università di Norimberga, e sa benissimo che nei principi cardine che reggono, diciamo, la politica economica tedesca dal dopoguerra, c'è questa capacità di scindere tra quelle che sono le finalità sociali dell'attività politica e quelle che sono le attività, diciamo, di mercato. Sono due cose completamente diverse. Se lo Stato non riesce a scindere, a distinguere tra questi due piani e mescola le attività sociali con le attività di mercato e viceversa i criteri di mercato con le finalità sociali, le problematiche. Ecco, quindi il sostegno ai consumatori, il sostegno ai cittadini, il sostegno alle classi meno abbienti non può essere, diciamo, messo sullo stesso piano della necessità di far ripartire la macchina. Ecco, mentre i principi dell'assistenzialismo in un certo senso possono governare i criteri con cui vengono assegnati i fondi agli individui, ai cittadini, alle famiglie, gli stessi criteri non possono essere adottati per le imprese e per i lavoratori. Sono due cose completamente, anzi sarebbe bene trovare dei sistemi in maniera tale che gli stessi interventi, diciamo, con finalità sociali indirizzati agli individui non determinassero delle conseguenze secondarie o addirittura di terzo piano sfavorevoli sul mercato, cioè non incidessero su quelle che sono le dinamiche normali della concorrenza e della competizione. Cioè, se io faccio ad esempio, assumo delle persone all'interno di un'azienda e questa persone non sono necessarie all'azienda, diciamo, svolgo una finalità sociale, ma incrino le dinamiche del mercato. Se invece io semplicemente sovvenziono direttamente una persona senza appunto far ricadere una parte dei costi sulle dinamiche del mercato, ecco, questo non accade. Quindi le finalità sociali sono altrettanto importanti, ma non devono andare a appunto intaccare quelle dinamiche di efficienza del mercato che restano importanti, ma che non possono essere estese alla politica sociale, non possono essere estese alla cultura, non possono essere estese ovviamente all'educazione, non possono essere estese alla giustizia, e questo appunto dovrebbe essere abbastanza un principio di conoscenza comune e condivisa. Ecco, chiedo, il mio tempo credo sia quasi finito o ancora? Come tempi io ti darei 3 minuti per chiudere. Ecco, allora, benissimo. Quindi la sostanza del discorso che io faccio è questo. Lasciamo che la politica faccia la politica. Quindi cerchiamo di evitare che siano gli economisti. Gli economisti dovrebbero tornare a fare gli economisti, cioè a stabilire dei criteri possibilmente scientifici e non, intervenire direttamente nelle scelte economiche. Purtroppo questo è stato fatto per una serie di ragioni che adesso non voglio, ma molte anche poco nobili, è stato fatto per molti anni. Quindi, nello specifico, il nostro paese ha bisogno, più che di sconfiggere il Covid, ha bisogno di risolvere i problemi strutturali che provengono da lontano. Quindi, mentre si può utilizzare una parte delle risorse certamente per mettere fine alle conseguenze immediate e presenti del Covid, la totalità delle risorse non possono essere usate per questa finalità, devono essere utilizzate anche per incominciare a raddrizzare alcune situazioni
strutturali. Quindi il Covid è un campanello d'allarme, un grave campanello d'allarme per il nostro paese, ma non può essere considerato, diciamo, l'inizio e la fine dei problemi. Noi, se sconfiggiamo l'economia del Covid, cioè se riusciamo a uscire dalle dinamiche del Covid, non abbiamo risolto per nulla i nostri problemi. Abbiamo semplicemente nuovamente, in qualche misura, messo una pezza alle problematiche che si trascinano da lontano. Quindi le risorse devono essere indirizzate per la cura dei problemi conseguenti al Covid, questo soprattutto per quanto riguarda, ripeto, gli aspetti sociali. Se devono essere utilizzate delle risorse nei confronti delle imprese per aumentare la produttività di questo paese, devono essere indirizzate in maniera assolutamente efficiente. E questo è il punto fondamentale. E poi bisogna, se vogliamo veramente uscire dal Covid, incominciare seriamente a mettere mano ai problemi del paese. Il problema più grave del paese, lo dico anche qui perché, insomma, non è il debito pubblico italiano. Il problema più grave del paese è l'efficienza del sistema industriale, la sua bassa produttività, la sua bassa redditività. E efficienza, lo dico perché agli studenti questo discorso dovrebbe suonare particolarmente caro, efficienza vuol dire prima di tutto capacità di riconoscere il merito, cioè che siano valorizzate le competenze migliori in tutti gli ambiti. Efficienza passa attraverso questa capacità di riconoscere le capacità dei soggetti e valorizzare al massimo le attitudini dei singoli e la partecipazione delle donne. La partecipazione delle donne al sistema economico è uno dei fardelli più pesanti di inefficienza del nostro sistema economico. Quindi è solo affrontando i problemi strutturali del paese che si esce, che potremo uscire dal Covid. E concludo, se il Covid verrà appunto interpretato non solo dalla politica, ma dai cittadini, come una malattia dalla quale uscire una volta che avremo il vaccino o la pastiglia, cioè, saremo di nuovo a punto e a capo, perché l'uscita, la guarigione dal Covid passa solo attraverso l'adozione di interventi strutturali nei confronti appunto delle caratteristiche della struttura del nostro paese, che riguarda certamente l'economia, ma non riguarda purtroppo solo l'economia. Grazie. Bene, ringraziamo il nostro relatore, un applauso. Spero che si senta. Grazie infinite al professor Sergio Noto. E adesso direi di passare subito, io avrei anche una domanda che l'anticipo al professor Sergio Noto e poi però riprenderemo dopo l'intervento del professor Gardini, se il professor Sergio Noto può stare con noi ancora una mezz'oretta circa almeno. Sì, sì, io resto in ascolto, tra una grazie mezz'oretta per le domande. Benissimo, io aggiungo già una domanda al professor Sergio Noto sulla base delle sue riflessioni sia iniziali che conclusive, cioè si sente parlare da più parti della necessità connessa all'emergenza sanitaria ed economica del coronavirus, della nascita di un centro di studi strategici a livello di Repubblica Italiana. Ce ne sono centri di studi strategici, però il problema è di avere un coordinamento di livello nazionale con degli esperti multidisciplinari di tutti i livelli che siano in grado, per esempio, di preparare i piani, che preparino i piani, li aggiornino nel caso di cambiamenti così come sono stati quelli imprevedibili del Covid-19. Tant'è vero che di questi strumenti sono dotati molti paesi europei, ecco, e il nostro paese su questo sembra avere un ulteriore livello di arretratezza. Ovviamente
Studi strategici vuol dire aver in mente prima di tutto l'interesse nazionale, poi degli obiettivi strategici del paese per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la materia che riguarda il piano, per esempio un piano industriale e così via. E quindi per questo motivo, per esempio, ho l'impressione che la Francia praticamente ha 15 giorni dopo la possibilità di presentare il piano per l'utilizzo dei recovery fund, è riuscita a presentarlo immediatamente con pochi punti, molto efficace e così via. Noi siamo ancora, mi pare il 15 che scade, il piano proprio strategico, abbiamo fatto le linee guida, ma non mi pare, adesso magari in questo weekend, in questi ultimi giorni non mi sono aggiornato, non è ancora stato fatto. Questa è una domanda al professor Sergionotto, però risponderà a questa domanda dopo l'intervento del professor Gardini, che è il nostro ospite principale per aver curato questi 30 interventi. Il professor Gardini ha una mezz'ora, 30-35 minuti al massimo, perché poi dobbiamo cercare di chiudere con il question time sicuramente prima delle 13.30. La parola al professor Gianluca Gardini dell'Università di Norimberga, titolare del corso di relazioni internazionali, anche della cattedra di relazioni internazionali, che ha tutta una serie, io sono stato a visitarlo a Norimberga, ha tutta una serie di studiosi, di ricercatori che lo coadiuvano, e ci fa un po' anche capire la differenza tra una cattedra universitaria italiana e una cattedra universitaria tedesca. La parola al professor Gianluca Gardini. Se vuoi puoi usare anche questo, l'unica cosa che... Funziona? Sentite, perfetto, grazie. Beh, innanzitutto, come sempre, grazie all'amico e collega Guglielmo Cebolin per l'invito, è sempre un piacere, non so quanti di voi fossero qui il giorno 28, ma ci rivediamo, spero, con mutuo piacere. E vorrei darvi tre chiavi di lettura per il mio intervento. La prima, che quello che succede dentro gli stati, a livello interno, ha ripercussioni sugli scenari internazionali. E viceversa, quello che succede a livello internazionale influenza le decisioni che gli stati possono prendere dentro i loro confini nazionali. Quindi c'è questo gioco a due livelli, livello interno e livello internazionale. Seconda chiave di lettura. Il Covid può essere un volano di cambiamento, può essere un volano di accelerazione o di rallentamento di certi processi. Ma quello che veramente ci interessa capire in questo intervento è quali possono essere gli impatti del Covid sull'ordine internazionale, sulla governance internazionale. Chi prenderà le grandi decisioni del mondo nei prossimi anni? Il Covid avrà un impatto su chi prenderà queste decisioni, con che potere lo potrà fare, con che legittimità lo potrà fare. Terza chiave di lettura, mi riallaccio all'intervento dell'amico e collega Sergionotto, provate a pensare in forma comparata. Avete sentito il caso Italia, io presenterò il caso Germania, che conosco da vicino non solo come cittadino, l'ho vissuto sulla mia, proprio sulla mia esperienza quotidiana, sulla mia pelle, e l'abbiamo vissuto molto bene in Germania. Un sistema efficiente ha gestito l'emergenza in modo efficiente. Come diceva Sergionotto, il problema dell'Italia non è il debito pubblico, ci sono altre cose che sono più importanti. Il caso tedesco vi farà pensare a molte cose che io in questi giorni che sento in Italia sento alla televisione, leggo sulla stampa italiana, su internet, sui blogger italiani, eccetera eccetera. Quindi comincio col caso della Germania, poi passo a quello degli Stati Uniti, che si suppone siano la grande potenza del momento, anche se proprio in questi istanti gli Stati Uniti stanno facendo una fatica tremenda a convertire in influenza politica il loro peso economico, il loro peso militare e non dimenticatevi il loro peso culturale. Ok, poi guarderemo al grande competitor, al grande concorrente degli Stati Uniti, che è la Cina, come ha gestito il Covid la Cina e quali possono essere le implicazioni a livello internazionale. E poi vorrei parlarvi brevemente del caso della Corea del Sud, poco conosciuto, ma è uno dei pochi paesi che non ha mai fatto lockdown
ed è riuscita a gestire il virus in un mese, non chiudendo nulla o chiudendo molto poco. Quindi è un caso molto interessante. È una democrazia, non è come la Cina, dove se non fate quello che dice il governo le conseguenze possono essere molto spiacevoli. La Corea del Sud è una democrazia, quindi è un esempio molto interessante. Se poi abbiamo il tempo, avevo promesso il giorno 28 un paio di considerazioni su come le aziende fronteggiano le crisi e cercheremo di concludere con un'occhiata a quello che hanno fatto le aziende in crisi precedenti, ad esempio la crisi finanziaria del 2007-2009, non solo del 2008, e lo sottolineo perché è importante, perché le seconde ondate non riguardano solo il Covid, ma riguardano anche le crisi finanziarie molto spesso, i terremoti, quindi i fenomeni naturali. C'è di solito una sequenza, ok? Ma soprattutto per vedere se le strategie che in passato hanno usato le aziende si possono usare anche in questo contesto specifico o se il Covid ha veramente sparigliato le carte in tavola, ok? Comincio dalla Germania. La prima cosa da capire è che la Germania è uno stato federale. Questo già dovrebbe farvi pensare al conflitto tra governo centrale e regioni a cui assistiamo in Italia ogni giorno, i governatori che vogliono fare certe cose e lo Stato centrale che avvoca a sé più poteri. Ok? Questo è successo anche in Germania, ma è stato gestito in modo estremamente efficiente. Cosa vuol dire che siamo di fronte a uno Stato federale? Vuol dire che abbiamo competenze differenti, vuol dire che abbiamo anche risorse differenti. Non tutte le regioni in Italia hanno le stesse risorse, non tutti i Länder tedeschi hanno le stesse risorse. Forse la più grande differenza che io ho notato tra la Germania e l'Italia è che il dibattito politico, ma anche il dibattito pubblico, come se noi ci incontriamo al bar e diciamo ah, che cosa questo Covid, non posso andare all'università, non posso andare al ristorante, non posso uscire con gli amici, è sempre stato inquadrato dal discorso scientifico. L'Istituto Robert Koch, che riunisce i maggiori esperti di sanità a livello tedesco, parliamo di un 450 esperti, ha veramente determinato il tipo di dibattito. E l'evidenza scientifica, o la mancanza di evidenza scientifica, infatti nelle prime fasi, è stata accettata tanto dal governo quanto dagli stati regionali e dal pubblico, dalla gente comune. Quindi c'è stata una convergenza di visione, uno sforzo nazionale coeso, e questo ha fatto veramente la differenza, soprattutto all'inizio, nel caso della Germania. L'altra questione che la Germania ha affrontato subito sono state le conseguenze economiche e psicologiche di un eventuale lockdown e delle conseguenze del Covid. Ritorneremo sull'aspetto psicologico anche nel caso degli Stati Uniti. Ma una volta che voi avete controllato la parte biologica, la parte sanitaria, davvero uno deve guardare le conseguenze economiche. Lo diceva anche Sergio Noto, è vero che l'industria dell'accoglienza, dell'assistenza e della ristorazione, del turismo sono un settore trainante in Italia, ma quante di queste realtà sono veramente sostenibili? Cioè quanti bar sono veramente redditizi e quanti aprono e chiudono dopo 3 mesi? Immagino anche a Pordenone, a Udine è pieno, uno va in centro a Udine, trova un bar, torna 6 mesi dopo, un anno dopo, come nel mio caso il bar non c'è più, oppure c'è un nuovo gestore. Okay. La Germania si è molto preoccupata di questo, che anche durante il lockdown non solo ha mantenuto in piedi le attività economiche essenziali, ma ha mantenuto in funzione le attività economiche redditizie. E ad esempio, per darvi un esempio della lucidità con cui è stata gestita la cosa, le opere pubbliche sono state fatte in periodo di lockdown. Perché se io devo rifare un'autostrada, è meglio che la faccio quando nessuno circola, non do fastidio a nessuno. Gli operai possono stare distanziati, non creo problemi sanitari e miglioro le infrastrutture. Ok? Quindi il fatto di pensare strategicamente alle conseguenze economiche e psicologiche. In Germania era possibile uscire in qualsiasi momento, almeno per fare sport, non siamo mai stati chiusi in casa 24 ore, ed è sempre stato possibile scegliere almeno una persona con cui uscire. Quindi anche se voi siete, non so, single, o vivete da soli e vi trovate per puro caso a Pordenone, uno è di Catania, studia a Pordenone, è da solo, può scegliere un amico con cui almeno fare 2 chiacchiere, ma deve essere sempre lo stesso amico. Ok? Quindi l'aspetto psicologico e l'aspetto economico sono andati di pari passo.
Adesso, qual è l'effetto geopolitico, l'effetto strategico di medio e lungo periodo per la Germania? La Germania è un paese esportatore, quindi non si può permettere un lockdown prolungato, ma non solo in Germania, non se lo può permettere negli altri paesi, perché sennò viene interrotto il flusso delle esportazioni tedesche, che è quello che dà ricchezza al paese, e vengono interrotte le catene di approvvigionamento dell'industria tedesca. Se l'industria italiana resta chiusa, i tedeschi non hanno le componenti per fabbricare i loro prodotti. Quindi la Germania ha subito puntato sul multilateralismo. Quello che si è letto in Italia, che la Germania non voleva aiutare gli altri paesi, soprattutto l'Italia, sono emerite stupidaggine. Vuol dire che i giornalisti italiani, gli esperti italiani, non si sono neanche preoccupati di leggere la stampa tedesca. Perché la Germania non ha nessun interesse, nessuno, né economico né politico, a far fallire l'Italia o qualsiasi altro paese, perché dipende dall'Italia e dagli altri paesi europei e anche extraeuropei, sia come mercato d'esportazione che come mercato d'approvvigionamento. Ok? Quindi la Germania si è subito messa all'opera anche dentro l'Unione Europea per far approvare i pacchetti di aiuto europei, non per creare ostacoli. Infatti il Recovery Fund, che il professor Cerolini ha appena menzionato, non è un successo della diplomazia italiana come stanno cercando di venderci Di Maio e Company. È un successo della diplomazia tedesca e francese e, se proprio volete, dei partiti tradizionali italiani che, inseriti nei gruppi politici tradizionali a livello europeo, soprattutto di Parlamento europeo, Partito Popolare Europeo, in particolare, perché questo è il partito a cui afferisce il governo tedesco, sono stati estremamente attivi per approvare questi fondi. E la Germania ha creato anche un concetto, che è quello di nocciolo europeo. Cos'è il nocciolo europeo tedesco? Sono i paesi che gravitano intorno alla Germania geograficamente ed economicamente. L'Italia è uno di questi. Quindi la Germania ha tutto l'interesse a far prosperare l'Italia, la Slovenia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e la Polonia, perché sono lo spazio geopolitico di interesse tedesco. Ok? Quindi cominciamo anche a liberare un po' la testa dalle stupidate che si leggono su certi giornali o su certi, o si ascoltano in certi telegiornali, perché sono pure invenzioni, non hanno niente a che vedere con la realtà, vi stanno prendendo in giro. Non fatevi prendere in giro, guardate più fonti, pensate con la vostra testa. Passo ora agli Stati Uniti. Ruolo paradossale quello degli Stati Uniti. Piaccia o non vi piaccia Trump, provate a guardare la vita dal suo punto di vista. Gennaio 2020, ok, inizio dell'anno, prima del Covid, com'era la situazione negli Stati Uniti? Trump si aspettava una facile rielezione, perché nonostante tutto l'economia degli Stati Uniti stava andando alla grande, era in fortissima ripresa. Grazie anche ad alcune misure discutibili, però efficaci, dell'amministrazione Trump. E l'economia è quello che determina i risultati elettorali negli Stati Uniti. Non è la politica estera, non è il fatto che gli europei si lamentino, i cinesi si lamentino. Se l'economia degli Stati Uniti va bene, l'amministrazione viene rieletta. Se l'economia va male, viene mandata a casa. Questa è la traiettoria storica delle elezioni negli Stati Uniti. Quindi Trump si aspettava una facile rielezione. Il Partito Democratico era completamente diviso, quindi non c'era praticamente opposizione, e il concetto di America First, no, gli Stati Uniti innanzitutto, stava guadagnando adepti anche in altre parti del mondo, il Brasile ad esempio. Anche il Messico a un certo punto, pur avendo un governo di centro-sinistra, direi di sinistra senza neanche menzionare il centro, aveva quasi apprezzato questa idea anche di Mexico First, perché l'economia messicana è strettamente legata a quella degli Stati Uniti. Più cresce l'economia degli Stati Uniti, più cresce quella messicana, perché l'export del Messico va essenzialmente agli Stati Uniti. Questa è la situazione ad inizio anno. Guardate com'è adesso la situazione. Il Covid ha distrutto tutto questo quadro che abbiamo delineato. La prima reazione di Trump è stato il diniego. No, non esiste il Covid, oppure siamo preparati, non ci toccherà. Bene, già da, se non sbaglio, fine maggio, gli Stati Uniti erano il paese più colpito dal Covid. Quindi nel giro di 4 mesi il paese è passato dal negare l'evidenza ad essere il paese più colpito. Non solo,
Questa è la peggiore recessione negli Stati Uniti dagli anni 30, dalla grave crisi del 29 che poi si è prolungata negli anni 30, quindi la peggiore. Quindi se tutto si decide per come va l'economia, Trump non sta dormendo sogni tranquilli, oltre ad essersi beccato il Covid. Molto problematica la situazione. E vi ricordate che ho detto, pensiamo all'aspetto psicologico? Gli statunitensi, dico apposta statunitensi, non sono americani, perché anche i boliviani sono americani, i brasiliani sono americani, quelle sono le Americhe. Gli statunitensi, abitanti degli Stati Uniti d'America, hanno sempre pensato di essere eccezionali, di essere il mondo nuovo, il mondo migliore. E il mondo migliore è il mondo più colpito dal virus. È il mondo che meno ha saputo far fronte alla pandemia. Immaginatevi l'effetto psicologico. Cioè noi che siamo i migliori, in realtà siamo quelli che stanno pagando il prezzo più alto. Forse non siamo i migliori. Forse è il caso di non guardare troppo a livello internazionale. Ecco la connessione tra piano interno e piano internazionale, e dobbiamo tornare a guardare a casa nostra. Le infrastrutture negli Stati Uniti, ponti, strade, aeroporti, sono più vecchie e cadenti che in Italia. Cioè noi guardiamo il ponte Morandi, negli Stati Uniti ci sono strade che cadono a pezzi, non ponti, strade. Bene, a livello internazionale qual è la conseguenza di tutto ciò? I servizi di intelligence, i servizi segreti, avevano informato l'amministrazione statunitense già dal 2008 che una delle grandi sfide degli anni seguenti sarebbe stata una pandemia. Che cosa ha fatto Trump? Ha smantellato l'unità dei servizi segreti, anzi del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che si occupa di minacce sanitarie, che era stata creata da Obama. Che cosa ha fatto Trump? Si è messo in opposizione all'Organizzazione Mondiale della Salute, in un momento in cui c'era bisogno in realtà di stringere vincoli ancora più forti con questa organizzazione. Trump aveva ragione a criticare l'organizzazione, che è sinceramente indifendibile, ma la reazione di tagliare i fondi a questa organizzazione in un momento di pandemia è stata decisamente sproporzionata. Inoltre, se noi consideriamo che tutti gli esperti ci dicono che dalla pandemia si esce solo con la cooperazione internazionale, l'amministrazione Trump invece ha isolato gli Stati Uniti, ha messo dazi sui prodotti cinesi, ha messo dazi sui prodotti europei, esige che tutti gli alleati mettano più soldi nelle spese di difesa, così alienando il consenso. Gli Stati Uniti in questo momento hanno perso consenso internazionale, non c'è traccia di leadership. No, gli Stati Uniti sono stati il paese che più, diciamo, ha dato direzione al mondo negli ultimi 70 anni. Penso che si possa dire abbastanza tranquillamente. Oggi non c'è traccia di questo. Quindi, paradossalmente, gli Stati Uniti usciranno dal Covid non come i più forti, ci sono entrati come i più forti ancora, ma ci usciranno come una potenza che è veramente scossa da questa situazione. Solo in parte per la questione sanitaria, molto per gli errori dell'attuale amministrazione, ma anche delle amministrazioni passate. La Cina. Il grande concorrente degli Stati Uniti. Non so voi, ma l'impressione che ho io e che molti abbiamo della Cina è di un monolite. È una dittatura, c'è un governo, tutti sono d'accordo. Niente di più falso. In realtà gli abitanti cinesi si sono lamentati del proprio governo, sia centrale che locale, a più riprese, anche prima del Covid. E con il Covid ancora di più è emersa una protesta che non è arrivata fino in Occidente, ma che gli esperti che conoscono la Cina hanno descritto molto dettagliatamente. C'è stata questa protesta nei confronti del regime che ha dovuto promettere riforme politiche, economiche e di trasparenza. Come si riallaccia questo discorso al Covid? Se vi ricordate, all'inizio la Cina ha nascosto la pandemia, non è stata trasparente. Quindi la Cina non solo ha perso consenso a livello interno, cioè gli abitanti non hanno creduto alle promesse e alle riforme del governo, ma la Cina ha perso credibilità a livello internazionale. Gli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito, l'Australia, hanno accusato apertamente la Cina di non aver fatto niente o molto poco per prevenire il propagarsi della pandemia. Come ha risposto la Cina? Con la forza. Ha imposto un lockdown con la forza. Siamo in una dittatura, o perlomeno in un regime autoritario. Qual è stata la ripercussione a livello interno?
che si è calmata un po' la protesta, perché effettivamente la pandemia è stata tenuta sotto controllo, ma adesso sta riemergendo. Cioè i cittadini dicono, va bene, adesso che ci hai curato e siamo più o meno in una situazione stabile, dacci le riforme. E a livello internazionale che cosa è successo? Che la Cina, grazie anche alla pandemia, può continuare con la sua strategia. E qual è la sua strategia? Puntare al bilateralismo, cioè non usare il sistema multilaterale delle grandi organizzazioni, ma puntare al bilateralismo anche dentro il multilateralismo. Cioè come si fa? Si usano le grandi organizzazioni internazionali per convincere uno a uno, con un canale bilaterale, tutti i soci più interessanti. Infatti che cosa ha fatto la Cina? Non solo ha giocato un ruolo di grande importanza nelle organizzazioni multilaterali, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi prendendo un po' il ruolo degli Stati Uniti e dando direzione a queste organizzazioni, ma ha creato organizzazioni internazionali che sono funzionali ai suoi interessi strategici. C'è un foro Cina-Africa, c'è un foro Cina-America Latina, è stata creata la banca dei paesi BRIC, essenzialmente sponsorizzata dalla Cina, per finanziare progetti funzionali all'economia e al benessere cinese. Okay? E l'economia cinese effettivamente si sta riprendendo e dal punto di vista politico la Cina sta sfruttando il Covid per presentarsi al mondo come il campione della solidarietà. La Cina ha inviato tonnellate di mascherine al mondo, peccato che fossero difettose. Ha inviato migliaia di respiratori, peccato che fossero difettosi. Però la propaganda cinese l'ha venduto come un grandissimo sforzo di solidarietà. Qual è l'implicazione più diretta per i prossimi anni? Se noi ci la Cina è colpa vostra, il virus è nato in Cina, non avete detto niente, siete dei cattivoni. Uno, è un modo di comportarsi estremamente infantile a livello diplomatico. Ma secondo, se noi isoliamo la Cina, come reagirà la Cina? Cercherà sempre più nuovi alleati che quindi passeranno dall'Occidente al campo cinese e rafforzerà tutte le sue capacità politiche, militari, diplomatiche, culturali, proprio perché dovrà far fronte a un Occidente che la isola. Quindi la strategia più corretta a livello diplomatico non sarebbe di perdonare tutto ai cinesi, ma non è neanche di mettersi in un confronto diretto. È l'engagement, trattare di coinvolgerli nelle decisioni in modo tale che le decisioni che vengono prese dal mondo occidentale, dalla Cina e da altre regioni del mondo vadano a beneficio di tutti. Il caso della Corea del Sud, estremamente interessante. La Corea del Sud a febbraio 2020 era il secondo paese con più contagiati, dopo la Cina. A fine marzo era praticamente finita l'emergenza pandemica e senza lockdown. Come si è raggiunto questo risultato? Con test di massa. E i sudcoreani producono i test, i kit per fare i test del Covid. Quindi non hanno dovuto aspettare che arrivassero dall'estero, non hanno dovuto riconvertire la loro produzione industriale. Quindi test di massa, primo elemento. Secondo, uso della tecnologia per tracciare i contagiati e isolarli. La app Immuni, scusate la franchezza, ma è una stupidaggine se è volontaria, non serve a niente. Se è obbligatoria e ce l'hanno tutti, serve a qualcosa. Se è volontaria, un uso estremamente limitato. No? Cioè, su questa stanza, professor Cevolini e io ce l'abbiamo, voi no? Cosa ce ne facciamo? Se ce l'abbiamo tutti, sappiamo se qualcuno è contagiato. C'è questa possibilità di tracciare. La Corea del Sud ha usato metodi tecnologici per tracciare tutta la popolazione. Chiaro, con i rischi di controllo di dati personali, che sono molto cari a noi occidentali, ma di cui ai coreani interessa assolutamente poco. Cioè valutano di più la propria salute rispetto alla propria libertà personale o all'accesso ai propri dati. L'altra cosa che hanno fatto i sudcoreani e continuano a fare è il distanziamento sociale, estremamente rigoroso. In ultima istanza, l'industria sudcoreana ha anche fornito le apparecchiature mediche sufficienti per poter curare i pazienti di Covid. In che cosa si traduce tutto questo a livello internazionale? In una strategia a tre vettori.
Il primo è la deglobalizzazione. La Corea del Sud è uno dei paesi più globalizzati, dipende dall'estero sia per l'import che per l'export. Ma se il resto del mondo non viene fuori dalla pandemia, che cosa si mette a fare la Corea del Sud? Quindi la Corea ha cominciato a internalizzare, cioè a produrre all'interno del paese ancora di più. Adesso si sta cercando di convincere i sudcoreani che hanno un alto livello di istruzione ad accettare posti di lavoro che generalmente facevano gli immigrati, un po' come la situazione qua, con una differenza, che in Corea del Sud ci sono restrizioni molto severe all'ingresso di immigranti che potrebbero riportare il Covid nel paese. Quindi se io non posso avere accesso agli immigrati, devo convincere i miei abitanti a fare quei lavori che sono necessari e che di solito facevano gli immigrati. Questa è una delle grandi sfide della deglobalizzazione della Corea del Sud. Secondo è la decentralizzazione. È stato dimostrato che i governi locali sono stati molto efficienti in Corea del Sud, quasi come o forse anche di più del governo centrale. Non solo. Per voi che siete studenti di banca e finanza, la Corea del Sud ha adottato le community currencies, cioè monete della comunità locale, che hanno funzionato molto bene in Corea del Sud. Ma la storia ci insegna che sono estremamente pericolose. La stessa scelta l'ha fatta l'Argentina prima di entrare nella crisi del 2001, che è stata la più grave della sua storia. Quindi occhio a come si gestiscono le monete comunitarie o locali. Ultimo aspetto, ultimo asse della strategia della Corea del Sud è migliorare il proprio soft power, la propria influenza culturale. Non so quanti di voi sono appassionati di musica, ma come si chiama questa canzone? Dynamite, qualcosa del genere, coreano, che sta girando il mondo, sono i più cliccati su internet. Com'è? Bravissimo. Ecco, quelli lì sono adesso usati. Cioè la Corea del Sud non solo sta dicendo al mondo noi abbiamo sconfitto il Covid prima degli altri, adesso abbiamo una seconda ondata che è molto meno grave, ma possiamo usare questa capacità di gestione per esportare di più. Infatti la Corea del Sud adesso vende i kit per fare i test al Covid anche a paesi come il Marocco e l'Uzbekistan, che non avevano nessuna rilevanza commerciale per la Corea del Sud, adesso ce l'hanno. Quindi la Corea del Sud è stata capace di usare la sfida del Covid per migliorare il proprio soft power, la propria capacità di influenza culturale. Ok? Questo per dire che il Covid può essere sì una minaccia, sì una sfida, ma anche un'opportunità, dipende da come viene gestita. Chiudo, ultimi 5 minuti che mi ha dato l'amico Cerolin, per fare una considerazione sulle strategie che usano le aziende per uscire dalla crisi. Se voi guardate la storia, qui abbiamo degli esperti, abbiamo il professor Robioni che è un esperto di storia economica, abbiamo il professor Miani che conosce l'economia finanziaria benissimo, quindi sanno senz'altro meglio di me queste cose. Però quello che a me colpisce molto come esperto di relazioni internazionali è che l'aspetto internazionale della ripresa è fondamentale, questo ce lo dice la storia. Se noi guardiamo all'esperienza delle imprese europee durante varie crisi, soprattutto quella del 2007-2009, vediamo che la resilienza, la capacità di resistenza e recupero delle imprese è molto forte. Non è vero che abbiamo imprese deboli in Europa, questo è un altro luogo comune che va sfatato. Alcune sono deboli, ma altre hanno grande capacità di sopravvivere e di riprendersi. Come l'hanno fatto di solito? Con due strategie. La prima è aumentare l'export, quindi internazionalizzarsi ancora di più. La seconda è investire in ricerca e sviluppo. E voi mi direte, sì, ma con il Covid sono proprio le due cose che è difficile fare. Perché come posso esportare se già ho difficoltà a produrre, se anche tutti gli altri sono in lockdown e non comprano? Questo è il rischio di impresa, siamo tutti d'accordo. E come faccio a investire in ricerca e sviluppo se non ho i soldi? Cioè già non mi arrivano i soldi che il governo ha promesso, quelli dell'Unione Europea arriveranno forse nel 2021. Come faccio? Ed è lì che entra in gioco ancora una volta l'efficienza del sistema governativo, del sistema pubblico e anche nel nostro caso specifico del sistema europeo e del sistema creditizio. Per studenti di banca e finanza questo è fondamentale. Da dove vengono fuori i soldi in un momento di crisi? Dal sistema creditizio, dal sistema bancario.
Ma come diceva Sergio Noto, che banca darà i soldi a un ristorante se c'è il rischio di un nuovo lockdown? Voi avete un ristorante e dite, caspita, qua rischio di chiudere. Banca, mi fai un prestito che investo in ricerca e sviluppo, faccio nuove ricette e quando riapriamo sarò pieno di clienti. Sì, ma intanto col lockdown, se tu mi fallisci prima che le nuove ricette siano pronte e non avrai nuovi clienti, chi me li ridai? È lì che veramente la collaborazione, l'idea di fare sistema, non sono solo parole. Quindi le istituzioni politiche, economiche, bancarie e creditizie diventano fondamentali. E l'aspetto domestico, interno, è strettamente connesso all'aspetto internazionale, sia per la possibilità e la capacità di esportazione, sia per l'arrivo dei fondi. Perché anche i fondi dell'Europa in gran parte verranno canalizzati attraverso il sistema bancario. Okay, sarà il sistema bancario che valuterà molte delle domande delle imprese per fare alcuni dei progetti. Quindi, per chiudere, riprendo le tre assi che ho detto, i tre grandi concetti: il legame fortissimo tra la situazione interna e la situazione internazionale, lo scenario internazionale e una visione comparata della nostra realtà italiana con quella di altri paesi. Grazie. Gianluca Gardini, io faccio così, attendo qualche domanda via chat, oppure basta che i presenti alzino la mano, le domande vanno rivolte a entrambi i relatori, e vedo anche il professor Sergio Noto che si è collegato e fra un po' gli daremo la parola per rispondere alle domande che lo riguarderanno. E io faccio solo una domanda per rompere il ghiaccio al professor Gianluca Gardini, sfruttando il fatto e la sua profonda conoscenza della Germania. Noi qui dall'Italia abbiamo qualche difficoltà a conoscere, per esempio, la realtà economica sia del governo per certi versi, sia soprattutto del partito di maggioranza relativa in Germania, sia abbiamo qualche difficoltà a conoscere la realtà della Deutsche Bank, per esempio, che non è la Bundesbank, ma è una delle più grandi banche tedesche, abbastanza influenzata tendenzialmente dai Länder, a quanto ne so, e anche un po' dalla politica. Ecco, volevo chiedervi questa cosa. Noi abbiamo, cioè, la Bulgata, comunque, cercando di seguire dall'Italia questa cosa, e sulla posizione della Deutsche Bank è un po' negativa, ha qualche pregiudizio per il ruolo che sembra abbia avuto la Deutsche Bank nel 2011, vendendo tutti i suoi titoli di Stato. Ecco, su questo versante c'è una leggera polemica tra me e il professor Miani, che mi dice: guarda che molto probabilmente però lo potevano fare anche non per colpire l'Italia, ma per ragioni di carattere economico, valutando i nostri dati, ovviamente. Quindi c'è sempre una riflessione problematica da fare, ecco. Però poi ci sono state tante cose, tipo, per esempio, è stato accusato il membro recentissimamente della Banca Centrale Europea, che rappresenta la Germania, che ha avuto, è una professoressa di economia tedesca, che ha avuto un notevole ruolo di incarichi per la Deutsche Bank, e guarda caso proprio lei era estremamente critica nel momento in cui c'è stato un po' il problema per la Lagarde, che ha fatto delle gaffe, delle dichiarazioni errate, nel senso che sembra che fosse stata proprio lei a imporre, cioè dalla Germania, la posizione dura della Lagarde nei primi minuti del Covid, dicendo che la Germania, l'Europa soprattutto, avrebbero fatto quello che potevano, ma niente di più, cioè non le dichiarazioni alla Draghi, ecco. Poi invece abbiamo visto che 3-4 giorni dopo è cambiato tutto, 3-4 giorni dopo è cambiato poi anche la direzione, piano piano si è reso evidente anche in Germania, abbiamo fatto poi il recovery fund. Pur adesso la Deutsche Bank ha un vertice l'amministratore che si occupa della situazione internazionale della Deutsche Bank è italiano, e ha dichiarato recentemente, l'altro ieri, così c'era un articolo su Sole 24 Ore, che si dimostrava, cioè che riteneva l'Italia centrale negli aiuti da dare, nella situazione da seguire e così via. Quindi un cambiamento di rotta persino della Deutsche Bank, che so comunque non è una banca, diciamo, che ha un buon nome sia sui versanti finanziari, che è molto indebitata e molto in crisi, alcuni parlano di
di rischio fallimento, sia anche per la forte influenza della politica, mi sembra. Ma su queste cose vorrei chiedere l'opinione a Gardini. Invece qui chiedo a voi se alzate la mano, vi raggiungo perché non vedo sulla chat delle domande da parte di tanti studenti che sono collegati in chat. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Ho visto un cenno come un'asta, quindi basta è lei che ha fatto un cenno? No, nessuno ha fatto un cenno. Ovviamente sapete che fa alcuni anni, aspettiamo. Benissimo. Diamo una parola a Stefano Magni, poi al professor Sergio Mopo, che ha detto che ci ha dato la mano e che è il suo controllo. Voglio fare qui una domanda, una considerazione collegata alla Corea del Sud. Lo scorso luglio, lo scorso dell'anno scorso, non di quest'anno, ma di quest'anno, ho ricevuto un convegno dell'Associazione Agraria del Pacifico di rischio di insulamento quindi situazione. E il tema principale poi del convegno annuale, era proprio l'implementazione di big data, del tracciamento informatico, soprattutto nel settore delle situazioni sanitarie. Allora, volevo solo dare un flash. Primo, il sistema sanitario della Corea del Sud è da diversi anni è considerato il del mondo. Secondo, loro hanno implementato un sistema antivirico per quanto riguarda la privacy, che dietro autorizzazione dell'interessato, quindi del singolo cittadino, si mettono in contatto automaticamente le informazioni del sistema sanitario con quelle della compagnia di assicurazione che ha utilizzato dall'interessato la condizione, per cui riescono a fare prodotti personalizzati con un principio molto interessante dal punto di vista giuridico, forse vale la pena di approfondire, nel senso che chi rilascia l'autorizzazione per quelle del sistema sanitario la compagnia di assicurazione delle informazioni. Quindi in un certo senso si espone al rischio che la situazione migliori tutte le probabilità in modo più puntuale, il beneficio, la compensazione, che da quel momento in poi la compagnia non può maggiorare il premio. Per cui la compagnia usa le informazioni per assegnare un anticipo alla valutazione dei rischi, ma a chi gli ha dato le informazioni fa pagare di più se questo provvedimento delle malattie. Questo era un attimo per qualificare la Corea del Sud, che molti potenzialmente è il paese più avanzato sia nel settore sanitario sia nelle applicazioni informatiche che magari conosciamo alcune grandi aziende. La seconda cosa, sempre sulla Corea del Sud, è che l'anno scorso, a luglio, non c'era proprio. Ma girando per Seoul, le libertà delle persone sono la seguita. Non c'è neanche più di aumento su neanche più di orientale, da quello che è stata la SARS, i paesi di tutti i paesi, di Giappone, eccetera, usano molto la mascherina. Poi mi darà anche un prendino che ci sono, se l'ha raccontato, ma quella è anche una cosa. Ma il fatto della mascherina è un po' necessario, in realtà, non so se diventerà anche da noi con tempo, ma per farci capire che un paese per tanti versi molto interessante da studiare, ma anche delle caratteristiche che magari dovremmo parlare anche noi, però teniamo conto di questi aspetti, perché senza considerare questi aspetti forse noi abbiamo un vasi da stare vasi immuni da tanti di voi che sono stati immuni, che in Corea del Sud è obbligatorio. Allora il trattamento è molto facile, no? Da noi è un po' di cuore, allora bisogna tracciarlo.
Io te l'ho scaricato il primo giorno, non mi è mai arrivata nessuna segnalazione, forse non ho mai incontrato mai nessuno positivo, però non lo so, perché se non lo posso, però è scaricato. Quindi, questo è molto interessante. Poi ci sarà un sacco di cose da dire sulla Germania e anche gli Stati Uniti, ma non so se può. Grazie. Grazie infinite, professor Miani. La parola al professor Robioni. Ecco, ringrazio il professor Gardini e anche il professor Noto per gli ottimi interventi, pieni di spunti di riflessione per voi studenti. E concordo su un aspetto, con quanto diceva il professor Noto, rispetto al ruolo che in questa fase deve avere la politica e sul fatto che occorrerà fare delle scelte. Per quanto riguarda le imprese, bisognerà effettivamente valutare quali sono quelle meritevoli di andare avanti. Abbiamo, pensavo prima, forse un riferimento storico importante, che è la fine della Seconda Guerra Mondiale e le scelte che fecero allora i governi per affrontare dal punto di vista economico quel momento. C'è anche, diciamo, il paragone con il Recovery Fund, che si spera arrivi oggi, e con quello il piano Marshall, l'European Recovery Program di allora. E il peso di quella volta, la politica, e se noi pensiamo anche all'Italia, un tema che non abbiamo ancora affrontato nel corso, e le scelte fatte su dove indirizzare quelle risorse, che andavano, insomma, prima di tutto a potenziare il sistema paese e non a finanziare piccole, piccolissime attività, finirono soprattutto alla grande industria, che si pensava dovesse essere quella a trainare la ripresa, l'esempio della siderurgia, cioè non farsi prendere dai facili appetiti di ottenere subito delle risorse, ma prima di tutto guardare dove quelle risorse sono effettivamente utili, altrimenti puoi mettere denaro, puoi mettere acqua in un secchio bucato, no? Quindi volevo appunto sapere da voi se questo riferimento alla gestione post-pandemica dal punto di vista economico, a quanto fatto nel secondo dopoguerra, in qualche modo potrebbe essere un'indicazione, un termine di confronto. Poi ce ne sarebbero tante altre di questioni, ma ovviamente il tempo è limitato, quindi vi ringrazio in anticipo, grazie. Ottima domanda, nuovo piano Marshall. Diamo la parola al professor Sergio Noto. Lo mettiamo in evidenza, può accendere il microfono e parlare. Purtroppo abbiamo poco tempo, nel senso che in 3-4 minuti dovrà rispondere alle sollecitazioni che un po' l'hanno riguardato, questa ultima sicuramente, oltre che la mia iniziale, e poi daremo la parola al professor Gianluca Gardini, che anche lui con più o meno lo stesso tempo molto ridotto dovrà chiudere. Allora, grazie a tutti, grazie anche delle domande. Grazie anche al professor Gardini, perché il professor Gardini, che io mi permetto così di rimarcarlo, ha detto a mio modo di vedere una cosa molto significativa, che purtroppo è un po' alla base di molti nostri problemi, cioè il fatto che accettiamo per buone delle informazioni totalmente false. Nello specifico ci siamo costruiti un'idea in Italia della Germania che assolutamente non corrisponde, che non è la realtà e che quindi, diciamo, non incentiva quella collaborazione reciproca che è fondamentale non per la Germania da sola, ma anche per l'Italia. Ecco, quindi lo ringrazio perché ha sottolineato, però ritengo che questo è un aspetto che andrebbe, come si dice, cantato a tutte le messe. I problemi della ricostruzione sono legati, come ha detto il professor Robioni, al problema dell'efficienza, e quindi il dopoguerra è uno dei momenti. Purtroppo quello che noi dobbiamo lamentare è che è molto più facile ricostruire un paese raso a zero che non ricostruire un paese che ancora mantiene un sistema industriale magari con delle sacche di arretratezza, con delle inefficienze, perché nel raso a zero, come ci insegnano i teorici della crescita economica, il tasso di crescita è maggiore, cioè la convergenza tra paesi
il tasso di crescita dei paesi arretrati è maggiore del tasso dei... Noi oggi abbiamo dei problemi purtroppo certamente legati all'efficienza, ma legati all'eliminazione di sacche di arretratezza che appesantiscono. Quindi creare l'efficienza passa non semplicemente creare qualche cosa di nuovo, ma soprattutto togliere per esempio dei privilegi. I privilegi di cui è costruito in gran parte il nostro paese sono dei fardelli particolarmente pesanti anche in questo termine di ricostruzione. Ecco che quindi insomma, la situazione da questo punto di vista del nostro paese è probabilmente addirittura più intricata e più complicata di non quella che avevamo nell'immediato dopoguerra. Il professor Cevolini aveva fatto che, a proposito del comitato strategico, se non vado errato, ecco, io più che la creazione di comitati, noi insomma abbiamo sperimentato che il governo italiano a un certo punto ha deciso di assegnare forse a quello che è il più importante manager italiano al mondo, cioè a Vittorio Colao, ex CEO della Vodafone, il coordinamento di una equipe di promotori di novità per la ricostruzione. L'esito che poi ha avuto questo comitato è diciamo indicativo della situazione italiana, cioè tu puoi avere la persona più competente, più capace, più in gamba del paese. E ricordo che proprio ieri Crisanti ha fatto un intervento in cui ha detto: ma come mai nel comitato tecnico scientifico non ci sono i più grandi scienziati? Ecco, quindi c'è anche questo problema che a volte i più capaci non riusciamo a cooptarli, ma se in più tu li coopti e poi non dai seguito alle loro proposte, ecco che insomma siamo. Quindi io vedo favorevolmente la creazione dei comitati, ma soprattutto vedo favorevolmente il fatto che questi comitati, se vengono creati, poi bisogna dargli dei poteri effettivi, perché non basta creare comitati di alto livello, ma poi bisogna passare all'azione. L'azione purtroppo, quando viene a toccare la situazione esistente, intacca alcuni privilegi, alcune consuetudini della politica che purtroppo solo la politica può amputare, perché in questo caso l'intervento dovrebbe essere decisamente chirurgico. Ecco, spero di aver risposto, ringrazio ancora tutti quanti gli studenti e i colleghi che mi hanno generosamente invitato e resto in grazioso ascolto. Grazie infinite, diamo la parola al professor Gianluca Gardini per la conclusione. Grazie. Vado in ordine inverso, parto dalla domanda, dalla considerazione meglio del professor Bioni. Personalmente sono assolutamente d'accordo e ritengo non solo l'esempio o comunque diciamo l'esperienza post seconda guerra mondiale molto interessante, perché comunque fatte le debite proporzioni ci sarà da ricostruire qualcosa di più del solo aspetto economico, ma essendo friulano, e forse più di qualcuno nella stanza sarà friulano, mi ricollego anche a quanto è successo in piccola scala con la ricostruzione post-terremoto in Friuli. Prima le fabbriche. Cioè, se uno non fa ripartire la vita uno non la fa ripartire con un bar. Cioè, cerchiamo di essere onesti. La vita è dare lavoro, dare prospettiva. Senza lavoro non c'è prospettiva. Quindi bisogna assolutamente puntare sui settori trainanti. L'ha detto Sergio Noto, lo sottoscrivo pienamente. L'ha detto il professor Benillo, sottoscrivo pienamente, l'ha detto indirettamente col commento sulla Corea del Sud del professor Miani e posso solo sottoscriverlo. In particolare mi riallaccio alla sua considerazione e la ringrazio tantissimo di aver approfondito un tema, perché qui per ragioni di tempo non c'è stato, diciamo, non c'è stata l'opportunità. Avete avuto qualche spiegazione anche tecnica specifica in più sul modello coreano, ma quello che a me colpisce della Corea del Sud è che la Corea del Sud ha colto già probabilmente dagli anni 90, da quando si è iniziato il processo di liberalizzazione, non solo economico, anche sociale e culturale in Corea del Sud, una cosa fondamentale, che lo Stato, in particolare l'esecutivo, il governo, uno dei compiti fondamentali dell'esecutivo è essere preparato per le cose non preventivabili. Faccio un esempio.
A cosa serve l'esercito? A cosa servono le forze armate? Non siamo in guerra. Ma se un domani succede qualcosa, ne abbiamo bisogno. Non è che dobbiamo pagare l'esercito perché vada a invadere la Slovenia, ma dobbiamo avere di difesa nel caso in cui ci siano delle minacce. Quali esattamente non lo sappiamo. Lo stesso vale per il sistema sanitario. Non si può dire no, ma non abbiamo abbastanza posti in terapia intensiva perché storicamente non c'erano sufficienti casi. Uno deve anche pensare in prospettiva, deve pensare se c'è un'emergenza, ho la possibilità di adattarmi velocemente. Questo è uno dei compiti dell'esecutivo. È anche uno dei compiti, ma non del politico di turno. Qui non si tratta di attaccare un ministro dell'interno o una ministra della pubblica istruzione. Si tratta di guardare a un sistema i cui supposti esperti, abbiamo sentito adesso che molte volte non lo sono, e con tutto rispetto all'Istituto Superiore di Sanità in Italia, non gioca lo stesso ruolo del Robert Koch Institute in Germania, anche per una differenza di qualità scientifica, c'è poco da fare, ma un sistema deve essere in grado di mettere i suoi migliori cervelli a servizio del sistema stesso, se no non andiamo molto lontano. Concludo con la domanda forse più complessa, la considerazione più profonda del professor Cervolin sulla Germania. Cioè, la Germania non è perfetta, ci mancherebbe altro, nessuno lo è, la Germania meno di tutti, però bisogna anche pensare a un aspetto culturale e a un aspetto temporale. Cioè, immaginatevi il tedesco medio, è gennaio, ci sono problemi in Italia, febbraio, problemi in Italia sono gravissimi, marzo un disastro, primo pensiero, solita cosa da italiani, no? Cerchiamo di essere onesti, l'opinione che ha il resto d'Europa di noi non è buona, siamo onesti. Il contribuente tedesco che paga le tasse non è contento di sapere che le sue tasse non finanziano un asilo a Monaco, ma finanziano la ripresa italiana, non è contento. Quindi l'iniziale risposta tedesca è stata essenzialmente di disinteresse. Nel momento in cui però la situazione in Italia e anche in Germania è diventata grave, ci si è resi conto che non era un fenomeno isolato il Covid, la Germania immediatamente si è messa a disposizione. Ricordo che la Germania a sue spese ha preso un aereo passeggeri, ha tolto tutte le sedie e ci ha fatto dentro un mini ospedale per trasportare pazienti anche italiani da altri stati in Germania per essere curati in Germania. Quindi non è solo aiuto finanziario, c'è anche una parte di solidarietà. Chiudo col sistema bancario tedesco, che è molto meno solido di quanto uno possa pensare. Cioè, ad esempio, pensiamo all'efficienza tedesca, la Deutsche Bank nella Germania stessa non ha una grande reputazione, non è un istituto insolvente, ci mancherebbe altro, però non è certamente l'istituto più solido, così come non lo è la sua consorella Commerzbank, che è la mia banca, lo dico sinceramente, quindi ho tutto l'interesse che il sistema resti in piedi. E la Germania, come la Cina, non è un monolite, cioè non è che il governo tedesco rappresenta tutti i cittadini o che l'idea del primo ministro, in questo caso la cancelliera Merkel, rifletta l'opinione di tutti i ministri. Ci sono falchi e colombe anche nel governo tedesco e questo spiega le differenze di posizione, soprattutto nella fase iniziale, ma la linea ufficiale, direi da marzo in poi, è stata chiara e sufficientemente costante e coerente. Grazie. Bene, ringraziamo i nostri relatori. Direi che Luca ti mettono le orecchie, va fatta gli studenti, nel senso che almeno per la prossima, mi raccomando, dovete fare qualche domanda, perché avete avuto veramente tantissime sollecitazioni. Alla prossima e buon lavoro, proseguiamo con questi seminari e non solo finanza. Grazie, arrivederci.